Più che sottolineare l'impianto accusatorio, ho, ahimè, rimarcato la carenza dell'impianto motivazionale del giudice. Questa è una sentenza che io ho definito capovolta. È una sentenza in cui il giudice ha ragionato letteralmente al contrario. Una sentenza, quella di primo grado, definita capovolta da molti degli avvocati di parte civile che questa mattina sono intervenuti davanti al Presidente del Collegio dei Giudici in Corte d'Appello all'Aquila, Aldo Manfredi, nella seconda udienza del processo per la tragedia di Rigopiano. Un hotel che si è trasformato in una trappola e le istituzioni non hanno colpevolmente ascoltato le richieste di aiuto degli ospiti di quell'hotel, come ha rimarcato Vania Della Vigna, legale di Silvia Angelozzi, sorella e cognata di Sara Angelozzi e Claudio Baldini, la coppia di Atri tra le 29 vittime, quel terribile 18 gennaio di 6 anni fa. Su questo dovere che avevano i soggetti agenti, le istituzioni, i dirigenti, coloro che avevano obblighi e doveri di protezione civile che non sono intervenuti. Non sono intervenuti né esaminando il rischio e quindi il pericolo di una valanga, ma soprattutto neppure esaminando il rischio e il pericolo dell'abbondante nevicata. Lo stesso sindaco aveva fatto un'ordinanza di chiusura, giustamente, delle scuole, aveva chiesto alla popolazione di non uscire se non in casi di particolare necessità, eppure si lasciavano indisturbati e in una trappola che io ho definito mortale i poveri ospiti dell'hotel e anche i dipendenti. Fiduciosa nel buon esito del processo, Silvia Angelozzi è ancora fortemente amareggiata per la sentenza dello scorso 23 febbraio al Tribunale di Pescara. Sono molto fiduciosa perché dalle discussioni che hanno fatto oggi le hanno dette e ribadite nuovamente, ma forse ad orecchie molto più attente. Questo penso in cuor mio possa essere un punto a nostro favore. E in chiusura di udienza hanno preso la parola anche i legali di alcuni imputati, per uno dei quali il presidente Manfredi ha dichiarato per un vizio di forma inammissibile l'appello. Si torna in aula tra 7 giorni con l'intervento degli avvocati di Paolo D'Inceco, il dirigente della provincia di Pescara, uno dei 5 soli condannati in primo grado.